Buongiorno e benvenuti da parte del CEDOX a questa presentazione del documentario I Ladini in Alto Adige. Questo lavoro è stato realizzato da Klaus Rohmen con la sceneggiatura di Gerda Staffler per il Centro Audiovisivi di Bolzano, dove potrete visionare o affittare questo documentario che noi del CEDOX, Agenzia di Educazione Permanente, siamo felici di presentarvi. Il documentario si apre con una canzone del trio delle bravissime e famose Gannes, una band giovanile di La Villa che canta in lingua madre, in ladino, e ha conquistato non solo il Sud Tirolo, ma anche il Nord e la Germania, dove hanno fatto diversi concerti. Ma dovete sapere che nell'odierno Alto Adige si parla e si canta in ladino da circa 2000 anni, in pratica dall'incontro delle popolazioni di stirpe celtico-orettica con i romani latini, che ha creato questo mix che oggi, dopo innumerevoli evoluzioni, conosciamo con il nome di ladino. Il mondo ladino non conosce confini, anche se sostanzialmente oggi viene spesso identificato nelle cinque principali vallate di Badia, Gardena, Fassa, Fodom e Ampezzo, che arrivano però a toccare anche la Svizzera a ovest con il famoso Romancio e il Friuli a est con il ancora diffusissimo Furlan, parlato da oltre 700.000 persone. Per fare una proporzione, in Alto Adige sono invece circa 30.000 le persone che parlano il ladino. La storia dei ladini è quindi molto lunga e assolutamente pacifica. Questo ha permesso una conservazione nei secoli della lingua, della cultura e delle tradizioni ladine, oggi consacrate dai trattati d'autonomia. Media, editoria e istruzione sono ancora oggi fortemente presenti e attive in tutte le zone dell'Alto Adige. Ce ne parleranno i direttori dei vari istituti culturali ladini, scopriremo la storia di Coira, dell'abbazia di Monte Maria in Venosta, dei tanti musei, propulsori e difensori oggi del mondo ladino, ma anche la nascita della pasticceria e dei famosi giocattoli di legno, proprio dalle menti di questi uomini e queste donne qui presenti da quasi 2 millenni. Insomma, dal Centro Audiovisivi di Bolzano e dal CEDOX, buona visione.